sono molto così. Padre, mi raccomando, a chi sti due poco e più. Che cosa si? Don Pietro, i soldi del pullman. Ah, bene, grazie. Allora vedo solo voi, signora Assunta. È per forza, Don Pietro, che le patrici della creatura che la lascia. E il giovanotto? No, grazie, padre. Io parto. Vince. Cioè tu, vai, non c'è niente. Come non sai niente? Bugiardo. Io te l'ho detto, a vedere la Madonna che piange. Mi hai detto a me la Madonna che piange, ma quando va? La verità è che a te non ti si muovono nemmeno i miracoli. No, non parliamo di miracoli. Il vescovo non si è ancora pronunciato. E poi c'è stata la dichiarazione di un professore di Napoli, il quale ha detto che le lacrime potrebbero essere la trasudazione del legno stesso, avvenuto per un improvviso cambiamento di temperatura. E guarda la combinazione, sto legno trasudava proprio al posto degli occhi. Con tutto il corpo a disposizione, no, proprio negli occhi. Ci volesse parlare io, sto professore. Va bene, poi si vedrà. Allora venite solo voi. Sì. Vince. No, va. Cioè, l'ho detto già, non è per cattiveria che non voglio venire, è che non mi sento proprio. Cioè, in un periodo che loro lo sanno, loro stanno. Mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente. Come gente? La Madonna che è gente? No, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè, sono io che sto così. E voglio vedere gente un po' più casa, fan. Cioè, non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva ci veniva. Sì, la Madonna rideva. Che non poteva, cioè, sempre miracolo era. La Madonna, c'è cioè, una statua che rido, piange, è miracolo. Però non lo so, pare che uno va a vedere, mette, non lo so, Cioè, secondo me era meglio pure per voi. Perché a così o professore di Napoli, o cose tra su, se era stata solo zitto. Ho preso la zitto perché il legno, uno poteva dire no, zitto, perché il legno può trasudare, mica può ridere. O se hai mai visto un albero, una sedia che per improvviso cambiamento di temperatura, l'albero che ha la sedia, hai visto, è cambiato, no, perché non, è impossibile. Caro Vincenzo, la colpa è nostra, vuol dire che non gli diamo troppi motivi per ridere. La pace sia con voi, scusate signor Assunta.